dormi, bel bambino. Cosmi? Che se non stai buonino. Ma che cos'è? Un'opera lirica. Papà, ti speccia la gamba. Scusi, Cosmi, bellissima questa papà, canzone. Si prepara per Sanremo, cosa sta facendo? Cos'è, musica sera contemporanea, cos'è? Una sera stavo praticamente facendo la ninna nanna al mio piccolino. Perché è lì con lei? C'è lì suo figlio? Sì, certo. Il piccolo Cosmi, possiamo vederlo? Volete vederlo? Vieni sì qua, piccolino. Ma che piccolino? È un energumeno. È enorme, c'è pure il pizzo. Che c'è? Magari non ironizzerei sul fatto che sono mingherlino. No, scusi, no. A parte che noi sostenevamo il contrario, sì, non abbiamo detto proprio il contrario. Magari non ironizzerei neanche sul contrario. Vabbè, chiediamo scusa un po' tutti e due. Piccolino, sì, ma non, ma la lasci tranquillo. Magari papà, perché sono morti i dinosauri? Oh, che bella domanda, classica domanda, che da bella bambino vocina anche. Sì, perché sono morti i dinosauri? Sì, perché sa a un certo punto, piccolino, sì, ma sì, la lasci è un po' una grossa palla dal cielo, grossa e i dinosauri ha sbagliato lo stop, no, e sono morti. Ma no, no, non è proprio. Scusi Cosmi, non è questo il motivo per cui sono morto? Piccolino! Sì. Papà, ma come nascono i bambini? Aia! Questo cavolo, Cosmi, stia attento, i bambini vanno spiegati con dolcezza, si parla degli animali, la farfalla. No, non è facile, si inventi qualcosa di carino, eh? Gli animali, c'ha ragione loro, mi viene in mente lo scoiattolino. Ah, pensavo Liverani io. Lo scoiattolino, piccolino, che scappa sull'alberello così e va dietro la scoiatolina, che fa la becciosa, certo, che fa la becciosa così. Sì, adesso non esageriamo. E va così sugli alberi e scappa e lo scoiatolino sempre dietro, a un certo punto la scoiatolina, certo, stanca. Ci viene come un attacco di asma, la pleurite. Ma che pleurite? E si deve fermare perché è sudata, ha preso la corrente. Sì, e allora? Lo scoiatolino la raggiunge, finalmente, sì, gli dice... Scoiatolina. Ah, così gli dice? Il canto d'amore. Vieni qua, scoiatolina. E poi? E con tanta dolcezza, perché tanta dolcezza se la butta giù. Ma se no, senza! Ma lo traumatizza! No, è un bambino piccolo. Non si fa così. Ma lo traumatizza. Sì, vabbè, piccolino. Cioè. Papà, voglio il latte. Ha ragione, è stanco, vuole il latte. Vuole andare a dormire il bambino. Che c'è? Cosmi? Non l'ho portato. Come? Ma come? Hai fatto un errore. Sì, ha fatto un errore. Adesso le spezza una gamba. Ha fatto un erroruccio. Tanto mi dà tanto, le spezza una gamba il piccolino. Magari non ironizzerei su questo fatto della gamba. Chiediamo un po' scusa, Come la mettiamo con latte, però? Non lo so, perché io ti ho portato tutte le cose che ti piacciono: il crotalo velenoso. Ma che cosa? La girella bigusto, il cemento armato e mattone. Ah, t'ho buona, quella anche... è molto buona. Non so, però il latte me lo sono dimenticato. Mi sono dimenticato di mungere la iena. No, scusi, ma perché beve il latte di iena? Sì, perché deve stare un po' leggero, perché è indisposto. Ah, sì, certo, è un po' l'idea. Cosa c'è di meglio il latte di iena? Papà, dimmi. Mi racconti la favola che mi fa addormentare così bene? Ah, sì, che carino. Quella che ti piace tanto. Che tenerezza. E cos'è, Cappuccetto Rosso? Quasi. Come quasi? Profondo Rosso. Ma che profondo rosso? È terribile. È un horror. Ma no, ma scusi. Non mi piace. Ah, mille cene. Gli ossicini nel tuo corpo da spaccare. Certo. Liberani. Materazzi.